Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come usare al massimo i moduli ExpressLRS Crossfire con la Quickset ACCST. Se state usando uno di questi moduli avrete sicuramente il problema di allarme telemetria e per risolverlo attualmente ci sono tre metodi diversi. Il primo è la modifica hardware, dove andremo a sostituire una componente nella scheda madre della radio. Questa operazione è abbastanza complicata e se non avete una buona abilità col saldatore rischiate di rovinare irrimediabilmente la vostra Taranis. Sebbene questa sia una soluzione definitiva, vi sconsiglio di procedere in questa direzione, perché ci sono alternative altrettanto valide e meno complicate. Infatti il secondo metodo consiste nel cambiare il baud rate su OpenTX, portandolo da 400.000 a 115.200. Grazie a questo metodo tutti i moduli non daranno più nessun errore. Tuttavia, abbassando il baud rate si vanno a perdere i vantaggi in termini di latenza che ci danno questi moduli, in quanto questa sarà grossomodo uguale a quella delle riceventi SBUS. Questa procedura è la cosiddetta modifica software, che ho già trattato anche in un tutorial specifico. Se volete proseguire in questo modo vi lascio linkato il mio video in descrizione. Il terzo metodo è quello che vedremo oggi, ovvero abilitare la funzionalità 1-bit di EdgeTX. EdgeTX è un sistema operativo che nasce come fork di OpenTX e al momento ha uno sviluppo più attivo, a differenza del progetto OpenTX che ultimamente procede a rilento. Quindi andremo proprio a sostituire il sistema operativo della radio OpenTX con EdgeTX. Grazie a questo metodo avremo due vantaggi. Il primo è poter usare i moduli con la latenza più bassa che hanno da offrire. Il secondo è che non ci sarà bisogno di saldare nessuna componente, in quanto anche con questo metodo andremo a lavorare esclusivamente via software. Prima di iniziare bisogna fare qualche premessa. Le radio che hanno il problema della telemetria sono solo le versioni ACCST. Se voi avete una Quickset Access non dovete fare nessun tipo di modifica, perché queste versioni non hanno il problema della telemetria. Inoltre, sebbene all'inizio ho parlato di ExpressLRS e Crossfire, il problema della telemetria è comune a tutti i moduli a bassa latenza, quindi sono compresi anche Ghost e Tracer. A questo punto iniziamo scaricando l'utility per installare EdgeTX sulla radio, vi lascio questa pagina linkata in descrizione. Io ho Windows, quindi scarico la versione .exe. Prima di iniziare vi suggerisco di farvi un backup della microSD, nel caso in seguito vogliate riusare OpenTX, anche se a mio parere una volta passati a EdgeTX difficilmente vorrete tornare indietro. Quindi trasciniamo tutto il contenuto della microSD su una cartella che abbiamo creato sul nostro PC. A questo punto possiamo procedere con il flash. Se siete abituati a OpenTX, i passaggi sono leggermente diversi, in quanto l'aggiornamento va fatto a radio spenta. Quindi con la radio spenta collego il cavo USB e mi sposto sul PC. Ora clicco su Install EdgeTX. Scelgo l'ultima versione disponibile e faccio Next. In questo menu a tendina scelgo FrSky Quickset. Questo va bene anche per il modello S, purché sia sempre una CCST. Poi clicco su Flash Firmware. Aggiornamento completato, posso chiudere. Adesso è venuto il momento di copiare i contenuti della microSD, quindi la collego al PC tramite un adattatore. Clicco su Setup SD Card. Quindi vado su Radio Target e scelgo Quickset. Scelgo il pack delle voci. Per me italiano va bene. Poi scelgo tutti gli script, perché comunque fanno sempre comodo. A questo punto scelgo il percorso, fate attenzione a scegliere quello giusto in quanto l'unità andrà formattata. La mia microSD è nell'unità F. Spunto Erase Disk e faccio Write. Poi continua. Ok, posso chiudere. Con questo programma ho finito, possiamo uscire.
Dopo aver copiato i dati, inserisco la microSD nella TARANIS e scollego il cavo USB. Adesso accendo la radio. Questo errore non è niente di preoccupante e comparirà solo alla prima accensione. Per finire, non rimane che attivare OneBit. Teniamo premuto a lungo il tasto menu e andiamo a pagina 6. Scorriamo verso il basso fino a trovare Sample Mode e clicchiamo il tasto Enter. Come vedete, si è attivato OneBit. A questo punto, con OneBit attivo, siamo in grado di lasciare il BAUS a 400.000 quando utilizziamo i moduli Crossfire ed ExpressLRS. Ho già fatto alcuni test con questi moduli e posso confermare che la radio non dà più l'errore della telemetria e che Crossfire ed ExpressLRS funzionano senza problemi. In conclusione, posso dire che se avete una Quick 7 a CCST e volete usare un modulo esterno a bassa latenza, attivare OneBit su Edge TX è la soluzione più pratica ed efficace che potete attuare. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.